la mattina di domenica 17 all'ASA ci rechiamo nella parte vecchia della città. Queste donne pregano. Questa città conta circa 400.000 abitanti. Nonostante la marea di gente, è tenuta perfettamente pulita. Il Potala, tempio buddista, sede del Dalai Lama, fino al 1959. Risale al XVII secolo, ma è stato modificato ed ampliato molte volte successivamente. La parte rossa del palazzo serviva per le funzioni religiose, quella bianca per l'amministrazione. All'interno di questo palazzo, che è stato il centro del potere politico e religioso del Tibet, sono custodite anche le tombe dei 13 Dalai Lama che hanno preceduto l'attuale. Da qui è possibile godere di una veduta panoramica di questa straordinaria città santa, il trionfo dei colori dell'autunno. Le ruote di preghiera. Lhasa è una città dai mille colori. Quando nel VI secolo a.C. in Grecia si veneravano gli dèi, qui in Oriente nasceva il Buddha e quindi il buddismo. Ci accingiamo a visitare il Norbulinka, residenza estiva del Dalai Lama. Trascorreva qui il suo tempo libero. Si chiama Monastero di Sera ed è a pochi chilometri da Lhasa. Con una mano insegna, con l'altra invece regge i denari, il trono del 13° Dalai Lama. Un Buddha a tre facce. Sembrano litigare, ma così non è. Affrontano con energia la discussione. La disputa inizia alle 3
e finisce qua dentro alle 5 del pomeriggio. L'argomento della discussione verte sulla filosofia, l'unico monastero delle monache in Tibet. Nell'altopiano del Tibet hanno origine alcuni grandi fiumi dell'est asiatico, come il fiume Giallo e il Brahmaputra. Tutte le sere nella piazza principale di Lhasa.